Spunti di vista in passato, ci siamo occupati della sezione CAI di Arezzo, ma non è la sola sezione esistente nel nostro territorio. Ne esiste per esempio una anche nel Valdarno Superiore, il cui presidente Alessandro Romei è ospite qui oggi nei nostri studi. Lo ringraziamo per essere qui con noi a Spunti di vista. Quando è nata Romei, la sezione CAI Valdarno Superiore? Sezione CAI Valdarno Superiore è nata 37 anni fa come sottosezione del CAI di Arezzo e questa origine ci fa molto piacere, abbiamo molti amici nella sezione di Arezzo e poi nel 94 si è staccata, avendo raggiunto una certa autonomia anche con un numero di soci, formando una sezione autonoma. Ecco, le caratteristiche di questa sezione, quante persone ne fanno parte, qual è il territorio di riferimento? Praticamente il territorio di riferimento è il Valdarno, da San Giustino fino al confine provinciale a Figline e poi parte della Val d'Ambra, quindi tra il Chianti e il crinale del Prato Magno, appunto con questi limiti che dicevo prima, e poi con un'ansa dentro la Val d'Ambra. I soci ad oggi sono circa 540 soci. Lei ha portato in studio la carta dei sentieri del Prato Magno, perché il Prato Magno in fondo rappresenta il vostro ambito territoriale, direi naturale di riferimento, no? Considerando anche la ricchezza di sentieri di cui dispone. Certamente questa carta è stata fatta insieme al CAI di Arezzo e è stato un ottimo prodotto, è quasi esaurita, ma ancora se ne trovano delle copie, e riporta i sentieri attuali del Prato Magno, che hanno comunque avuto qualche evoluzione rispetto alle carte fatte da Matteagi con Buffoni della provincia di Ecco, lo Arezzo ricordiamo, precedente. Matteagi era l'esperto, conoscitore, profondo conoscitore della sentieristica del territorio dell'intera provincia di Arezzo, che sappiamo avere anche dei sentieri che ovviamente vanno anche in altre regioni, sono sentieri anche storici, penso alla grande escursione appenninica, per esempio, che caratterizza un po' una parte del nostro territorio. La vostra attività come si sviluppa? Non è soltanto un'attività escursionistica, ma immagino sia anche formativa, ricreativa, se vogliamo. Certamente, diciamo, noi siamo un'associazione vera e propria, le nostre attività sono fatte dai nostri soci e rivolte ai nostri soci, quindi l'elemento sociale è fondamentale, cioè sono momenti di aggregazione che hanno la finalità di conoscere e tutelare la montagna tramite la frequentazione escursionistica. Questo ha anche delle implicazioni, diciamo in qualche modo, sociali, perché la scelta non è quella di seguire, la massa e andare, ad esempio, a creare nuove pressioni sull'ambiente montano, che comunque è un ambiente delicato, ma andare anche a ricercare, percorsi meno, frequentati e comunque promuovere una frequentazione più consapevole e più attenta della montagna. Bisogna andare con cautela in montagna, la prudenza credo sia necessaria, soprattutto in certe zone. Certamente la prudenza e la consapevolezza, perché diciamo in montagna i sentieri ci sono, i percorsi ci sono, sono fattibili, ma non sono fattibili da tutti. E questo conoscere se stessi, conoscere i propri limiti e conoscere in dettaglio quello che si va a fare è fondamentale, perché magari una cosa semplice per qualcuno, per altri può creare delle E questo lo difficoltà. diciamo perché molto spesso, soprattutto durante la stagione estiva, siamo costretti in fondo anche a dare notizie di incidenti, di infortuni che accadono nelle zone di montagna e alcuni di questi anche con conseguenze piuttosto serie, perché poi sappiamo vengono attivati per il soccorso anche unità specifiche, anche le stesse unità speleologiche. Spesse volte i luoghi da raggiungere non sono facilmente raggiungibili, quindi ne nascono anche delle situazioni piuttosto difficili da gestire. Dal punto di vista, direi, strutturale, la vostra sezione, ci sono anche delle sottosezioni, avete fatto dei gruppi di lavoro, questo per organizzare anche al meglio la vostra attività. Certo, ci sono dei gruppi specialistici, diciamo, per le attività e abbiamo li elenco velocemente. Oggi
Abbiamo in uscita il gruppo dei seniores, diciamo, che fanno uscite infrasettimanali, in genere a breve distanza dal Val d'Arno, e questo è un elemento molto importante, è un gruppo molto frequentato. Poi abbiamo un gruppo frequentato da persone più giovani, che è il gruppo alpinistico Prato Magno, che invece fa attività, diciamo, con una componente sportiva e alpinistica più evidente. Abbiamo un gruppo di cicloescursionismo che porta i valori e le modalità dell'escursionismo in bicicletta, quindi la frequentazione attenta anche a non rovinare i sentieri, comunque rispettosa dell'ambiente e degli altri frequentatori della montagna in bicicletta. E poi abbiamo un gruppo molto attivo con le scuole che promuove tramite i nostri volontari la cultura dell'escursionismo e la cultura del territorio. Perché c'è un aspetto da mettere in evidenza che si è sviluppato soprattutto negli ultimi decenni, vale a dire con l'evoluzione della società dei consumi, anche nell'ambito del turismo alpino e quindi dell'escursionismo, accanto all'attività tradizionale si sono un po' affiancate altre attività, che sono attività, credo, anche in fondo di conoscenza della montagna, di consapevolezza anche dell'ambiente in cui si vive. Quindi c'è anche una valenza, direi, ecologista sotto questo profilo. Certamente, sì. È una valenza ecologista nel senso proprio vero del termine, di andare a comprendere e a tutelare l'ecosistema, cioè quel sistema di relazioni di cui le attività umane fanno parte. Noi promuoviamo un approccio, diciamo, molto rispettoso e poco impattante. Ecco, il vostro approccio quindi non è un approccio aggressivo alla montagna. Cerchiamo, cioè, di promuovere. Assecondate la montagna. Assecondiamo la montagna. Faccio l'esempio dei sentieri cosiddetti del CAI, che non sono del CAI, sono di tutti, semplicemente alcuni di queste viabilità antiche o viabilità comunque pubbliche sono state segnate dal CAI. Ecco, non si va a stravolgere il sentiero, ma si va a mantenerne la percorrenza e magari fare piccole attività di manutenzione che ne facilitano l'individuazione e la percorrenza, ma sempre in modo molto rispettoso. E portate avanti anche attività formativa, intendo dire corsi di avvicinamento all'escursionismo, all'alpinismo? Nel CAI i corsi vengono fatti dalle scuole di alpinismo e scuole di escursionismo. La nostra sezione non è dotata, ma facciamo delle attività e delle serate, dei momenti formativi di formazione di base, quindi senza avere la formazione formale appunto della scuola, però facciamo continuamente attività formativa rivolta ai nostri soci e anche all'esterno. Ecco, io leggevo per esempio anche un dispaccio del CAI nazionale. Forte anche l'impegno profuso in ambito culturale e della comunicazione attraverso la pubblicazione di riviste periodiche, di una vasta manualistica mirata alla formazione, prevenzione e sicurezza, nonché tramite istituzioni di carattere nazionale anche di informazione per quanto attiene materiali tecnici e ambiente. Ovviamente questo è il CAI nazionale, però è chiaro che voi come sezioni territoriali vi muovete secondo le direttive che vengono, direi, impartite, disposte dal CAI nazionale. Certamente, l'organizzazione è proprio questa: dal CAI nazionale partono delle iniziative o comunque vengono promosse delle iniziative e le sezioni, ognuno secondo i propri mezzi e le proprie possibilità, contribuiscono all'azione del CAI. Ecco, Presidente, voi avete compiuto tante escursioni in questi anni, ovviamente non solo sul territorio di riferimento, ma anche altrove. Siete stati in varie zone dell'Appennino, per esempio. Il programma della vostra sezione come si svilupperà arrivando appunto alla bella stagione? Stiamo ormai vicini all'estate e a livello organizzativo siamo già in estate, perché l'organizzazione parte per tempo. Noi cercheremo di alternare la nostra frequentazione della montagna tra gli Appennini, quindi saremo sui Sibillini con un trekking addirittura con i muli e gli asini che ci accompagneranno. Una escursione, Presidente, che ha anche uno sfondo, se vogliamo, mi permetta, anche un po' malinconico, considerando anche la situazione che si è venuta a determinare in quelle zone e della quale purtroppo ancora a distanza di 8 anni non si vede una via di uscita. Questo è un aspetto particolarmente grave. Noi abbiamo un'attenzione particolare per le zone del terremoto
dei terremoti, perché nelle settimane scorse siamo stati a Colfiorito, anche lì la comunità è stata stravolta dagli eventi sismici e è importante una frequentazione di questi territori per mantenerli vivi. E secondo noi la frequentazione che porta avanti il CAI e comunque il mondo dell'escursionismo può essere una chiave di rilancio importante, innovativa rispettosa ai territori. Rispettosa sicuramente del territorio. I giovani si stanno avvicinando alla vostra sezione? I giovani si stanno avvicinando, è una, diciamo, una novità dopo un periodo in cui l'escursionismo era riservato, o meglio, era interesse di pochi, era molto marginale, si preferivano i grandi viaggi. Adesso c'è una riscoperta dell'escursionismo e del mondo vicino e i giovani si stanno veramente tanto avvicinando, l'età dei nostri gruppi sta calando grazie all'apporto di nuove persone e nuove idee. E di nuove idee. Ci avviamo al termine di questo spazio di spunti di vista insieme con il presidente della sezione CAI del Valdarno, Alessandro Romei. Presidente, chi volesse avvicinarsi alla vostra sezione, che cosa deve fare esattamente? Ci può trovare, intanto adesso la via più semplice è online, abbiamo un sito caivaldarnosuperiore.it in cui ci sono tutte le informazioni, tutti i moduli, siamo sui social, fondamentalmente su Facebook, anche lì basta una semplice ricerca. Oppure può venire a trovarci nella nostra sede di Montevarchi, in via Cennano, il giovedì dopo cena e il sabato pomeriggio. E noi ringraziamo il presidente della sezione CAI del Valdarno, Alessandro Romei, per aver condiviso insieme con noi questo spazio a spunti di vista. Abbiamo parlato di una interessante sezione del CAI, molto attiva, nata 37 anni fa e che si segnala per una serie di interessanti attività non solo nel nostro territorio, ma più in generale nel territorio appenninico, quantomeno dell'Italia centrale. Grazie ancora, Presidente, per essere stato con noi. La linea può tornare alla regia.